Hai bisogno di un'aggiunta di denaro al tuo account di GT Online? Bene, contattami su Instagram, link qua sotto nella descrizione. Bella ragazzi, qui Xwill, ben ritrovati nel mio canale. In questo nuovo video oggi siamo qua ragazzi, ritornati su GTA 5 Online con la serie Day. Per l'esattezza siamo qui con il Day 21. Siamo qui al bunker per motivi che scoprirete più avanti nel video. Però adesso io direi di raggiungere immediatamente il nostro stabilimento qui per fare una bella vendita, perché dovrebbe essere la nostra prima vendita e dovrei avere già un bel po' di soldi da vendere, quindi ok. Ma ovviamente come al solito, prima di cominciare io vi ricordo di lasciare un bel like. Mi raccomando, superiamo assolutissimamente i 300 like se volete altri video sulla serie Day. Ma soprattutto vi invito a condividere il video come del mazzo su tutti i vostri social e iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi video. Se lo fate siete dei grandi. Ok, ed eccoci qui al nostro stabilimento. Sì, vabbè dai, complimenti. Però mi sa che a sto giro è meglio chiamare qualcuno che ci venga ad aiutare. So già chi chiamare. Ed eccoci qua ragazzi con il buon Fanapton che è corso in nostro soccorso per aiutarci a vendere la base. Mi lasci salutare, cioè. Ah no, vabbè, vai tranquillo, saluta, saluta. Ciao a tutti. Siamo qui davanti al mio stabilimento di cocaina. Il nostro stabilimento. Ah, è anche tuo? Sì. Dividiamo l'affitto, ok, va bene. No, col cazzo, dividiamo il profitto e basta. Allora, dovrei averci tipo un... infatti, $196,000 da vendere, mica male. Avviamo la vendita e vediamo. No, invitami, cosa vi? Cosa? Dove ti... Ah, vero! Madonna. Aspetta. Se non ti invitavo al motorcycle club fail. $294,000, dai, si va. Missione brutta o missione bella? Secondo te? Secondo me è missione brutta. Comunque carichi... Là dello schifo del postino. Ok, ha caricato. Sorprendentemente. Bravo, grazie mille. Questa qui che è proprio una mano d'opera. Questa macchina. No, non mi fa guidare, vabbè. La vuoi guidare? Aspetta. Non puoi accedere a questo veicolo. Mi stava facendo entrare e poi ha cambiato. C'è un camioncino. Ma parte la missione oppure no? No, è veramente quello della posta. Ok, ma andiamo a muoversi, Ce la siamo tirata, vabbè, dai. Si parte. 4 chilometri. Ah, beh, mezz'ora, dai, ce la facciamo. Ma, no, ma il problema non è farcela o non farcela, il problema è la lentezza di questa missione. Devo andare a destra, invece. Ah, tu hai altre direzioni, quindi ci dividiamo, allora. Attento che ti danno il copyright, poi. Il copyright per la mia voce ti dà. Non sale. Che schifo di camioncino. Sono arrivato al primo, attenzione, consegniamo addirittura. Non si dice parola che inizia per C, tipo... Adesso lì, non si può dire manco. Anche. Che cosa vuole questo che mi sta caricando? Oh! Ma che vuole? No! No, dai. Aiuto. Aspetta, è lo speedo... Scendi. È lo speedo custom questo qua, cioè... Scendi, buttati, non farglielo distruggere, arrivo io. Aspetta un attimo, mi sono buttato. Sì, ma mi spara là, guarda. Aspetta un attimo. No, vabbè, mi ha ucciso. Attiralo, fatti uccidere tu. Dov'è? No, l'ha distrutto. Rip carico, maledetto infame. Mi ha fatto fare 15.000 kg. Ma vedo se riesco a distruggerlo. Cioè, il bello è che non c'ho manco il lanciarazzi ancora su st'account, quindi proprio non posso fare nulla. Aiuta a portare... Ah, ti devo aiutare, non è che mi... Ma... Ha distrutto anche l'altro? Oppure... No. Qualcun altro l'ha distrutto. Sì, hanno distrutto anche là. Ma chi... Aspetta, chi è? Ma quindi devi consegnare solo tu? Sì. Ma che tristezza, che fallimento di missione. Dai. Mi hai fregato la macchina. Ok. E io ti faccio ammazzare. Ecco, bello, bello. Ghost Dimi mi ha ucciso. Mentre ero a mettermi offline. Ma... Ma Mario mi ha ucciso così, ma mi seguiva da 2 ore e mi ha ucciso così, che basta.
Traditore Mario. Ma che cos'è oggi qua? Vedi, è quello che avevo killato io. L'ho detto che veniva. Ma che cos'è? Ma mi vengo a trovare pure sull'autostrada. Ma cos'è? Mi arriva gente su dalle montagne. Cioè, ma... A mo' di valanga con le auto. Guarda! Boh, oddio, ma mi sa che sto carico farà una brutta fine. Tu prendilo, io distraggo Mario. Il problema è che non è solo Mario. Mario è l'ultimo dei miei problemi, in realtà. E poi sai qual è la cosa bella? Sai qual è il retroscena? Praticamente completamente a caso mi si è avviata la roba, quella là, no? Quando ti assaltano gli stabilimenti. Ah, sì. Ecco. Sono andato fino a lì. Ho ucciso tutti. Faccio esplodere l'elicottero. Mi cade l'elicottero addosso. Morto. Beccato. E ho perso tutto. Ma poi beccato. No. È successo anche a me. No. L'oppressor. Ma che ci fa? Perché c'è un... Vabbè, va. C'è un civile che cammina sulla spiaggia con l'auto. Dai, mamma. Ho ucciso il traffico. Grazie. Mi hanno distrutto il carico, però comunque si è guadagnato 105.000 tonti. Ma è col dai. Bonus più che altro. Ma vabbè, dai. Se non altro ho guadagnato qualcosa, guarda. Ok, io sono arrivato. Vediamo se c'ho qualcosa da vendere. Allora, fascia media e fascia bassa. Perfetto. 40.000 dollari totali. Dai, 100.000 dollari totali, oh. Non fa manco male. Cioè, come una fascia alta praticamente. Poi guadagniamo. Bene, bene. Modifiche. Ah, dai, 4 km non dovrebbe essere. Oddio. Ma che fai? Impatti contro di me? Io impatto contro di te. Tu sei venuto addosso a me. Che è diverso. Ecco. No. No. Questi qui ti spaventano. No. Lo so cosa fanno. Lo so. Vabbè, è logico che ti sparano. Ma guarda. C'ho brutte esperienze. Brutti ricordi. Mi hanno fatto saltare. Perché... No. L'unico palo di ferro fatto di cemento qua. Guarda. Sì, bravo. Immettiti così nella carreggiata. Ho solamente già fatto $1000 di danno perché mi è venuto addosso tutto lo Santos qua. Ma cosa fai? Mi sono fermato apposta. Ah, ho tirato il freno a mano. Se guardavo la minimappa forse riuscivo anche a schivarti, sai. Freguto. Bello il muretto tattico. Perfetto. Il mondo reale, questo, quello è bello. Tu praticamente emuli. Sì. Ma se lo fai così veloce nella vita reale, ti scortichi la macchina. Però, più o meno. C'abbiamo... Vabbè, dai, 97.000 dollari. Neanche male è andata volendo. Bene, bene. Facciamo una missione di recupero, dai. Bravo. Ottima idea. Mi piace. Va bene. Un recuperino tattico allora. Ruba scorte, vediamo un attimino che missione ci esce fuori. Mamma mia, quanto tattico. Il problema più grande è che molte volte... Ecco, 9 km, vedi? Manco in tempo a dir. Perfetto, ci penso io. Per un attimo. Vediamo cosa tira fuori. Allora. Il mio nuovo acquisto. L'Appfister? Non ho visto nessuno. È l'Appfister! Ma io credevo intendessi la Neon. No! Ho capito che missione è. L'ho capito ora. È quella là dove ci stanno i tizi che ti sparano dall'elicottero. Che ti one shottano. Ti checcano. Allora, hai una tattica o cosa? Sì, mettiamo la 8-1-1 davanti. Bella tattica. Ci mettiamo qui e aspettiamo. Eccoli, sono già arrivati. Allora, pronti. Pronti. L'elicottero non c'è. Ah, eccolo là. C'hai qualcosa per distruggere l'elicottero? Sì. Io penso all'elicottero. Ok, dai. Porca puttana! È la ma... Ci ha distrutti! Cioè, ma... No, ma... Dai! Manco il tempo di spawnare! Questa sai gli spawn! Questa sai gli spawn! Ma porca troia! No, ma che... Guarda! Questo se non lo distruggi subito ti spawn killa! Sì, ma va, se mi metto qua dentro ora... Vai, sono entrato... Ecco, sono entrato dentro un insurgent, potrei salvarti. Grande. Vediamo un attimino, dove sei? Dove sei? Sali! Ecco. Oddio! Salgo! Sali! Ci sono!
Vai, okay, vai, vai, vai. Sparagli con il cannone qua. Lo vedi? Lo riesco... No, non riesco a prenderlo. Adesso sì. Ecco qui. Ma allargo un attimo. Guarda! Ah! Quanto spara! Cioè, ma è una cosa incredibile. È morto? È sparito. Scomparso. Del nulla. No, aspetta, c'è il collega. Ok, l'ho ucciso. Ok, è morto anche il collega, andiamo allora. Chi è questo ora qua, questo insurgent? Da dove è uscito? Ah! Corri! Ma da dove escono? Escono dalle fottute pareti! Scappa, corri, c'è il Nemesis! Oddio! Sto sparando. Guarda! Si è buttato! No, ti prego. Grazie. Sai com'è? Affondare lì non è che mi sarebbe piaciuto. Opla. Ma che stai rischiando, No, vabbè, tattico. Qua lo faccio sempre, Cioè, vedi, l'acqua è bassa, non è altissima. Adesso cade. Cosa cade? La mappa cade. Mi butto. Non so che c'è. Intanto spawno nel bunker e sento... Ah! Serio? È un operaio che si bug, evidentemente. Un operaio sofferente. Oddio. Ho preso il veicolo perfetto. Bello. Ma lo sai che st'auto... Lo sai che st'auto c'ha le porte a lievitazione, no? Ah, sì, è vero. Ci spara! No! Aspetta, tu ti ripugni all'aria? Io c'ho pochissima vita, non c'ho gli snack, quindi proprio... Ti copro io! Siamo a posto. Da dove sparano? Dal cielo. No, li ho quasi uccisi tutti, come vedi, da rabbia. Ne mancano giusto un paio, sai. Ah, eccolo. Ce l'avevo davanti, perfetto. E non ti ammazza. Cioè, ce l'hai davanti e manco di cosa. La prima... Hai sparato seriamente al C4 in volo? L'ho distrutto messa prima io. No, non sì. Sì, hai sparato al C4 al volo. Grande. Bella. Sì, però, scusa. Vabbè, va. Questa qui dovrebbe essere easy. Easissima. Sì. Va. Il furgone. Oh, no! Cosa no? Vai, prendilo. Che hai visto? Il furgoncino? Vai, stavo per dirlo io. C'è il furgoncino brutto. Vediamo se faccio prima. Vabbè che la logica del cargo è ben molto particolare. Guarda. Ma poi... C'è il cazzo di elicottero magnetico. Metti quello, è molto più bello. No. Ma veramente? Cioè, quello non è acquistabile. Che schifo. Il fatto è che, cavolo, è molto più realistico. Il gancio che fa il gancio non aggancia mai un cazzo. Comunque, niente cargo. Vai, guida. Niente cargo, vabbè. Allora arrivo qua. In caso mi raggiungi con la macchina. Questo costa caro in Kuruma. Che mi segue da non so quanto. Ancora non serve. Sono arrivato qua al bunker e mi insegue ancora. Mi ha seguito pure sott'acqua. Che io passo in mezzo all'acqua. Lui imperterrito mi segue in mezzo all'acqua. Guarda, corre. Purtroppo con le Kuruma non si può. Con i Buzzard basta che uccidi tutti quelli che ti sparano. Lasci solo il pilota e non respawnano. Con le macchine. No, con le macchine no. Guarda, drifta. Aspetta. Ah! Capito, dopo mezz'ora che mi inseguiva, siccome mi sono avvicinato troppo al bunker, retrofront se n'è andato, così. Okay. Oh, 5.000 dollari, ottimo. Ah, te 10.000 dollari ti sei fatto in tutto ciò. Ma sono spawnato sopra il coso, ma che cavolo. È morto. Vabbè. Va bene, allora, grazie mille per avermi aiutato ad esportare. Ringraziamo Fanapton che ci ha aiutato nel vendere queste scorte, questa merce, più ci ha aiutato a fare delle scorte, quindi grazie mille. Grazie a voi. Ciao. Ciao ciao. Ebbene ragazzi, dopo molte ore eccoci qui. Come avete visto il buon Fana ci ha aiutato a fare giusto qualche scorta e a fare qualche vendita. Epica finita male, ma va bene. E adesso c'ho l'auto che è veramente un pattume, quindi direi di portarla in autolavaggio. Ed eccoci giunti al car wash. Andiamo a lavare l'auto. Ah, car wash veramente si chiama. Vabbè, giustamente, autolavaggio, come vuoi che si chiami. Guarda, un pattume sta macchina, raga, ma dove l'ho buttata? Ok, la nostra auto è pulita, però piena di graffi. Quindi ragazzi, che dirvi? Fatemi sapere se il video vi è piaciuto lasciando un bel like. Oggi abbiamo venduto la merce in compagnia di Fanapton, che ringraziamo tutti. Quindi ragazzi, mi raccomando, superiamo assolutissimamente i 300 like se volete altri video su GTA. Mi raccomando, controllate che like sia andato. Quindi se volete passare tutto, bella raga!